Colors, gruppo molto amato dai teenager, ha lanciato il loro messaggio, così come Annalisa e Nina Zilli. Ciao ragazzi, vogliamo lanciare un messaggio contro il cyberbullismo. Sappiate che quando scrivete qualcosa sul web è esattamente la stessa cosa di quando la dite di persona, e quindi magari dall'altro lato la persona a cui scrivete magari qualche offesa gratuitamente, sappiate che quella persona lì può stare veramente male e vivere dei momenti bruttissimi. Quindi attenzione, usate il web per bene. E se avete qualche problema, andate sui social della Polizia Postale. Una vita da social. Ciao a tutti, sono qui per dirvi una cosa importante e questa cosa importante è che i social, in generale il web, vanno usati e sfruttati perché possono chiaramente dare tantissimo, però tutto questo va fatto in modo intelligente e soprattutto quando state là dietro la tastiera e non ci mettete la faccia, lo so che magari è facile farsi venire dei pruriti e scrivere delle cose così di getto, ma non lo fate, non prendetevela con le persone, non vessate, non insultate, perché nel momento in cui queste parole arrivano sono dei macigni e possono veramente fare tantissimo male, un male che voi magari non immaginate nemmeno. Quindi no al cyberbullismo. Ciao ragazzi, mi raccomando, su internet dovete stare attenti a quello che pubblicate perché potrebbe essere usato contro di voi. Ricordate che le parole fanno più male delle botte e anche delle spade. Se avete bisogno, contattate la Polizia di Stato e li trovate anche sulla pagina Mamma mia, Una una vita da vita da social. social. Ma quanti ne sanno? Quante ne sanno? Quante ne sapete? Bravi. Sentiamo anche l'appello di Francesco Renga, Max Pezzali e NEC per sensibilizzare i giovani su un uso corretto dei social. Allora, ciao a tutti ragazzi, noi siamo qui per fare un appello accorato contro il cyberbullismo. È una, come dire, una deformazione che ci tocca anche da vicino. Abbiamo dei figli, tutti e tre, e sappiamo quanto il problema sia crudo e importante, soprattutto per i ragazzini di una certa età. Quindi mi raccomando, se vi sentite in qualche modo a disagio, non abbiate paura di chiedere E aiuto. qui c'è E qui c'è. la vita da Non social. sì, ma E anche dovete. con gli amici, non nascondetevi, non abbiate paura, i vostri genitori sono tutti disposti ad aiutarvi. È una cosa in assoluto che va combattuta e dovete essere per primi voi a non avere paura di questa Esatto. E non cosa. pensate che là fuori la rete sia solo una palude senza possibilità di risolvere i problemi, perché la Polizia Postale ha tutti gli strumenti per aiutarvi. Quindi Esattamente. abbiate coraggio di fare le vostre richieste d'aiuto, è importantissimo. Denunciare e soprattutto non abbiate paura, non spaventatevi e non fatevi isolare da questa follia. Grazie a tutti, ciao, mi raccomando. Anche le vibrazioni lanciano un appello. Ciao ragazzi, noi siamo le vibrazioni, siamo qua sicuramente per supportare questa campagna contro il cyberbullismo perché è incredibile come un oggetto che in teoria dovrebbe facilitare la vita quotidiana possa diventare un'arma letale contro persone che si sentono devastate dalle parole, come disse appunto una povera ragazza che ha deciso di farla finita con la propria vita, che le parole fanno più male delle botte. E soprattutto se avete bisogno non fatevi problemi a contattare la polizia, a denunciare queste cose, non abbiate paura della polizia, chiamate e fatevi aiutare.